Bene a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale nel nostro nuovo video, come al solito. Io sono Gabi. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido, vai Birillo, esponicelo. Allora, in una notte di pazzia, passando da Molliciara, mi sono fermato alla macchinetta di svapo caffè. Ho voluto provare, c'avevo voglia di un tabaccoso, vado a cercare i tabaccosi, ho trovato il Malbi della Vaporart. Ho detto proviamo sto liquido, sono così 10 ml. Il prezzo accettabile. Allora, un tabacco dolcetto che si avvicina molto alla sigaretta, però dolce. Andiamo a fare la prova di svapo di questo liquidozzino piccolino della Vaporart Malbi, ricordiamo, preso alla macchinetta di svapo caffè, ricordiamo, Marina di Carrara, Molliciara e La Spezia. Molliciara, la macchinetta è uno spettacolo, va lì, ti serve una resistenza, tac, te la prendi, che sei rimasto con la resistenza bruciata, o una batteria, ti si butta, vai lì, la prendi, comodissimo, vai Gabri, drippatelo. Io sulla Wooten Box 75 con lo Strike 18, io sulla Crea nello Speed Revolution. Vai Gabri, questo liquidozzino, un fermino la sera quando rimani, dici voglio cambiare un po' il liquido, buono, passi di lì, tac, lo prendi, molto dolce, buono, dice che ricorda la sigaretta, te la ricorda sigarettozza dolce. Malbi, tipo una nota marca di sigarette, sì. Però sembra più un altro tipo di sigaretta, quelli più dolci. A me mi ricorda un po' il Virgin, non so, cioè sì. Il dolce. Molto dolce, molto dolce. Tabacco molto dolce. Non smaga, se chi fuma il tabacco ci sta. Ci sta. Ci sta. Sono 7, 7 e mezzo, per me se lo prendo. È buonissimo. Tutto. Buonissimo, lo consigliamo per chi vuole fumare anche sì. Su una P16, su una sigarettina entry level, tutto il giorno. La guancia, tutto il giorno, buonissimo. Allora, da qua è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al nostro canale ragazzi, facciamo crescere questo canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e su Facebook, vi aspettiamo. Ciao!